Quando la situazione è davvero disperata si chiede aiuto al Padre Eterno. Il sindaco di Locri lo ha fatto davvero con una lettera. Sentite perché. Le parole sono più o meno le stesse, ma il sentimento è ben diverso da quello cantato da Laura Pausini, l'esasperazione. Non si capisce, se no, come mai la lettera sia stata indirizzata così in alto. Perché dopo anni di lotta infruttuosa contro gli sprechi e la negligenza dei dipendenti del comune, il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, ha pensato di mettere la propria rabbia per iscritto e l'ha spedita a un destinatario speciale. La determinazione di rivolgere un appello, ma in senso certo uno sfogo a Gesù Cristo, anche perché è difficile erogare i servizi alla cittadina se non c'è la collaborazione da parte dei dipendenti comunali. Il primo cittadino cita l'esempio di un elettricista che si rifiutava di cambiare le lampadine stradali perché non c'erano soldi, ma che non è intervenuto nemmeno quando il sindaco è riuscito a ottenere una fornitura gratuita. I vigili poi avrebbero stilato solo 400 multe in 8 mesi in una città di oltre 10.000 abitanti dal traffico piuttosto caotico. La maggioranza dei dipendenti è spesso assente. Oltre 10 dipendenti sono stati sempre assenti per tutto il mese di agosto, e qui si evince anche una collaborazione da parte anche dei medici, anche medici ospedalieri, a volte che rilasciano certificazioni in modo abbastanza facile. Naturalmente non tutti i dipendenti sono così neghittosi, ma la maggioranza pare passi il tempo a guardare gli altri mentre lavorano. Inutile è anche un ricorso alla procura e gli interventi di carabinieri e guardia di finanza. Il miracolo sembra difficile. E poi bisogna fare i conti con l'Italia dei furbetti. Storie come queste non si finisce davvero mai di raccontarvele. Succede che a Locri, su 125 dipendenti comunali, ben in 100 si siano dati malati. Allora cosa ha fatto il sindaco? Si è rivolto molto in alto. Dopo le denunce alla Procura della Repubblica, alla Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri, da qui è arrivata in un momento di sfogo e di rabbia e l'appello a Gesù Cristo. Conforto a Gesù Cristo per darci una mano a continuare in questa difficile esperienza amministrativa. Le aveva provate proprio tutte il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, per far lavorare i dipendenti del suo comune e alla fine, non sapendo più a che santi votarsi, ha deciso di scrivere direttamente a Gesù per chiedergli un miracolo, quello di far lavorare l'esercito di dipendenti assenteisti e fanulloni. A Locri, su 125 dipendenti comunali, quelli realmente disponibili sono 20-25. Gli altri, racconta il sindaco, sono pronti ad esibire certificati medici a raffica con ogni tipo di scusa, dal mal di schiena alla depressione. Risultato, la città è ferma, non ci sono vigili urbani, gli uffici comunali sono semideserti, nessuno cambia le lampadine dell'illuminazione pubblica e anche le buche restano in attesa di un volontario. Non tutti i dipendenti comunali sono assenteisti, c'è una parte che dà una grossa mano, ma la stragrande maggioranza dei dipendenti è spesso assente. Assente per malattia e assente per ferie. Capitolo a parte quello dei vigili urbani. Su 7, 2 non possono stare in piedi per più di 3 ore, 1 può lavorare solo da seduto e gli altri non sono più efficienti. Dopo aver verificato di persona centinaia di effrazioni, racconta il primo cittadino, ho chiesto ai vigili di iniziare a fare multe. Risultato, in un mese intero 0. Nessuno si è mosso. In un territorio difficile come il nostro, dove c'è oltre il 60% della popolazione attiva risulta disoccupata, non è giusto fare i dipendenti comunali, essere retribuiti e non lavorare in modo serio ed adeguato.